Siamo all'uscita dello spettacolo di Il Pellegrino di Pierpaolo Palladino e con Massimo Vermüller e adesso stiamo un po' cercando delle persone per riuscire un po' a vedere quali sono le impressioni a caldo. È stato molto bello, molto interessante perché emozionante in quanto le variazioni di interpretazione, sia il regista che l'attore particolarmente e le musiche anche. Il testo veramente bellissimo, l'interprete è fantastico. Conosceva già Massimo Vermüller come artista e Pierpaolo Palladino come scrittore? Super bravo. È esilerante, poco da fare. È una cosa bellissima, anche lui l'ha rappresentata nel modo migliore possibile, perché ha fatto tutto da solo, quindi soltanto un grosso applauso si può fare. Ma quanti personaggi c'erano sul palcoscenico più o meno? Contandoli tutti anche una decina, oppure di più. Molto professionale, bello spettacolo, lui a parte è spettacolare, mi è piaciuto. Per quanto riguarda il testo, le è piaciuto? Sì, sì, molto. Mi è piaciuto moltissimo, un monologo molto, e poi vorrei sapere la memoria che ha e ricordarsi il tutto, eccezionale. Quanti personaggi ha visto? Beh, parecchi, parecchi, ottimo, bellissimo. Abbiamo gradito. Avete gradito? Sì, ho fatto tutto lui, quindi non c'è niente da dire. Mille personaggi in uno, quindi più di così. Che è stato talmente bravo che ha interpretato anche il cavallo, anche Bruto ci ha fatto... E quindi su questo è veramente stata una scoperta, mai pensavo, è cominciato un po' in sordina e poi è stato un crescendo continuo, veramente bravo. Complimenti, no, è la stessa cosa, bello. Concordate su Bruto quindi? Ha fatto anche Bruto. Oltre a tutti i personaggi che ha fatto anche Bruto, quindi ci ha fatto anche un po' amare il cavallo, quindi è stato sicuramente... Soprattutto le flautolenze di Bruto. Anche le più fortuna non le ha imitate benissimo, meglio così. Ma è stato molto bravo anche per me l'attore. Quindi è durato molto e lui è stato fenomenale perché comunque non ha annoiato mai, quindi perché il monologo è abbastanza impegnativo e quindi l'ho trovato veramente molto molto bravo. Hanno detto che è riuscito anche a interpretare Bruto, il cavallo. Infatti è vero. C'è una scena in particolare che le è piaciuta dello spettacolo? Tutti quasi dello spettacolo sono stati bellissimi, sono stati le varie forme anche di dialettiche, così, molto, molto belle. Lui l'ha visto? Lui l'ha visto? Ecco, allora, ci interessa, guarda, mi metto in posizione. Senti, ma Bruto ti ha fatto ridere? Sì. Le guardie svizzere? Come si sono presentati? Ricordi come si è presentato il Conte Enrico? Bravissimo questo attore, stupendo, stupendo attore, veramente un grande attore con una gamma di ricchezza dei gesti, dei testi. Chi ha scritto testi? Non ho capito. Non ho letto. L'autore del testo è Pierpaolo Palladino. Bello questo ricordare la Roma, storia di Roma. Beh, assolutamente straordinario, lui è un attore di grandissimo spessore e sicuramente verrò più spesso a teatro a vedere la prosa. Questo grazie a Massimo Vermüller e a Pierpaolo Palladino. Assolutamente sì. Conosceva Pierpaolo Palladino come autore? No, stavo proprio leggendo adesso, appunto, e devo dire che ha rispecchiato realmente all'epoca. La Roma papalina. La Roma papalina. Avete visto lo spettacolo del Pellegrino? No, siete arrivati mo'. No, non è vero, eravamo in prima fila. In prima fila, allora un'impressione a caldo dalla prima fila. Guardi, non conoscevo l'artista professionalmente, sono rimasto... estasiato per due motivi. Primo, perché 25 personaggi penso sia inumano. Secondo, perché è un personaggio che sentiva suo proprio, quindi ha trasferito una bella emozione. Bene, bene. E per quanto riguarda il testo, conoscevate l'autore Pierpaolo Palladino? Sì, ne ho sentito parlare, ma ripeto, non è questo il genere, quindi è stata una piacevole sorpresa perché invitato ho scoperto un qualcosa che insomma mi ha lasciato una bella emozione.